Mercoledì prossimo la nostra emittente trasmetterà il film La Scapigliata, un film che vede come regista, pensate, il vice sindaco del comune di Mezzani Sorbolo. Intervista e servizio a cura di Giuliano Capece. Mercoledì prossimo su RTA trasmetteremo La Scapigliata, un film prodotto nel Parmense, un film di cui il regista è il vice sindaco del comune di Sorbolo Mezzani che abbiamo intervistato ieri sera. Abbiamo scoperto questa sua passione. E quali sono le opere dove è nata questa passione? Allora, è una passione che risale ai tempi del liceo, se per quello, nel 79 un professore al liceo San Benedetto, dicevamo, ci chiese di fare un progetto per la festa di fine scuola. Avevamo allora avevo la passione di filmare con dei Super 8 e la Libera ha deciso di fare un film, si chiamava Storie da un collegio di clausura, 1979. Quanti film hai fatto fino ad ha fatto fino adesso? Dall'87 ad oggi parliamo di circa 27-28, se non è preciso. Ho saltato qualche anno perché tra le altre mie passioni c'è quella di fare l'allenatore, e quindi qualche anno in ritiro e non riuscivo. Visto i titoli che sto vedendo dietro di te, mi sembrano dei film drammatici. Sì, in effetti, per esempio questa qua, l'Isola dei Formosi del 2009, è veramente drammatico, come Mezzorro, questo qui, che è un altro titolo del 2018, e poi insomma, se andiamo avanti, ce ne sono di tutti i colori, disperati ma non troppo. Ecco, l'unico serio davvero è questo qui, Mezzani 1663, che è un colossal, che parla della storia di fatto una processione e c'erano circa 200, c'era più gente nella processione del mio film che non quelle che facevano le Quindi corride allora. arena, insomma. C'erano veramente, ma tutti in costume, insomma anche lì c'è stato Un gran veramente lavoro. un lavoro importante. Qual è quello più bello? A parte l'ultima opera, il più bello è quello a cui sei più affezionato. No, guarda, a tutti i video fatto sono veramente legato e l'ultimo è sempre il più bello. Se devo dirne uno che veramente dove ci ho lasciato diciamo molto del mio cuore è quello lì, il Colossal, perché Mezzani 1773 sono stati 2 anni di lavori intensi, faticosi e veramente racconta la storia. Ma secondo te potrebbero essere interessanti anche per territori diversi rispetto a Mezzani? Ci sono, o è molto local, come a parte l'ultimo che è la Scapigliata? Allora, negli ultimi anni diciamo che siamo usciti un po' dal territorio per darci anche una valenza, diciamo, provinciale e che andava a interessare anche delle, per esempio questo qui, Star Stress, Ah. ci siamo avvalsi della collaborazione della Dallara, siamo Ah. stati ospiti dall'ingegner Dallara che recita anche lui in questo film. Allora quello lo vogliamo, lo rimandiamo su Videotaro adesso, Quindi vogliamo la coppia pirata, non vi paghiamo i diritti d'autore, però lo vogliamo. La prossima opera è già in cantiere o adesso dopo la Spetneda? Abbiamo delle idee perché non ci fermiamo, però insomma sono ancora idee, insomma non voglio mica anticipare niente, però insomma sarà un film fantasy, diciamo, stavolta, e magari con qualche velleità di musical, adesso vediamo, perché mi manca nel carnet, perché abbiamo fatto film di fantascienza, abbiamo fatto i film storici, abbiamo fatto i film da ridere, però ci manca ancora questo.